È il turno di Michael Krüger, poeta tedesco molto noto a livello internazionale, che è accompagnato da Anna Maria Carpi, che è stata nostra ospite l'anno scorso, oltre ad essere poetessa o poeta, diciamo poeta, che è meglio, e anche la sua traduttrice. Grazie, Michael Krüger e Anna Maria Carpi. Vediamo dopo, Ci vediamo Anna. dopo. Penso cammini. Come ci mettiamo? Qui. Michael Krüger, che qui vedete, è nato in Sassonia nel 1943 e ha trascorso la gioventù a Berlino come libraio tipografo, ha lavorato poi a Londra negli anni 60, ma è entrato nel 68 come consulente della casa editrice Hanser di Monaco. E da 30 anni pubblica la prestigiosissima rivista di poesia Akzente. Ma dopo il 70 è autore lui stesso di una stretta sequenza di saggi, romanzi, novelle e soprattutto raccolte di poesie che gli sono valse più di 10 premi nazionali ed esteri, fra cui nel 96 il Médicis étranger. In italiano sono apparsi di lui svariati titoli, l'ultima che potete facilmente ancora trovare, che è uscita nel 10, è Il coro del mondo di Mondadori, che è un'antologia di tutta la sua poesia che ho avuto il piacere di tradurre. E le raccolte di poesie che ha pubblicato sono naturalmente moltissime, questa è una scelta. Tradotti in italiano, due, Di notte fra gli alberi di Donzelli, nel 202, 2002, poco prima del temporale di Frassinelli, 2005, e anche le traduzioni in prosa, potete anche leggere le sue prose, la sua narrativa, in Storia fuori moda, Perché Pechino, la fine del romanzo, su cui, un argomento su cui vorrò poi tornare con una domanda, Il ritorno di Himmelfarb, Frassinelli e la violoncellista, la commedia torinese, Ultimo da Einaudi, nel 7. C'è una leggenda intorno a lui, cioè la sua incredibile attività, divisa fra casa editrice, i viaggi, la rivista Akzente, forse la prima rivista di letteratura, o perlomeno di poesia in Germania, e la scrivania. E si dice che Krüger il tempo se lo inventa, no? E a suo dire, non, lui divide il suo tempo a questa maniera. La notte fantastica e fa progetti. La mattina presto si dedica a osservare la natura, vedrete com'è importante la natura nella sua poesia. Poi, fino a sera, sta sul lavoro editoriale e alla lettura si dedica prima di dormire. Le sue letture sono state cospicue, per esempio, si deve a lui la divulgazione della narrativa israeliana in Germania. Nella sua poesia, come vedrete, non fa parte di un linguaggio elitario, non c'è in lui nessuna mistica delle parole senza rapporto con le cose. Così ironizza Krüger, questa frase può essere significativa per capire, le cose devono tacere, ma ciò nonostante, dissero le pietre, e tuttavia, disse il legno, cioè con le cose che parlano. Credo che qui potremmo citare anche un nostro grande poeta, Mario Luzi, di una generazione più vecchia di lui, che dice, entrano, sono dei tre versi che mi piacciono molto, entrano le cose nel pensiero di chi le pensa, entrano nel nome che le nomina, sfolgora la meravigliosa coincidenza fra parole e cose. Dunque, la sua poesia va da un originalissimo pathos della noncuranza o della nonchalance, come vogliamo chiamarla, a questa elegante disinvoltura, va da qui
a una forma di romanticismo distaccato, a un sommesso elogio delle gocce di felicità che ci capitano, concesse dalla vita. Ma soprattutto questo suo elogio va alla natura, onnipresente nei suoi testi, come vedrete nei pochi che pure possiamo presentare. È una natura dove scoppiano di frequente dei temporali, non è un caso, è molto interessante questo particolare. Cioè una natura che lui esalta e travaglia al tempo stesso. Poco conta nella visione che ci dà del mondo la storia, che l'oblio sommerge, la storia è sommersa dall'oblio, però, contrariamente a quanto ci ha detto Fukuyama, la storia non è finita, c'è ancora, è coperta dall'oblio, via via coperta dall'oblio. E la filosofia così, non conta un granché, vedremo la poesia Discorso del filosofo, che è altamente ironica. Questa è una poesia fortemente dialogica, assolutamente comprensibile. Krüger è un malinconico che tende l'orecchio al canto dell'inanità. Questa è una sua formula che io cito direttamente. Si professa, anche questa è una sua citazione, vecchio amico della morte e Saturnino, cioè il Saturnino è il malinconico. Discorre sia coi morti sia coi vivi che nel modulo ricorrente della sua poesia, dei discorsi, parecchie sue poesie sono discorso di con o discorso di qualcuno, no? Danno questi personaggi, danno delle notizie di sé, della propria indole e del proprio mestiere. Ironico, fortemente ironico sempre, no? Dove dice che il finanziamento dell'apatia è assicurato, cioè quell'apatia che ci troviamo anche tutti addosso per reazione, perché siamo bombardati, il finanziamento dell'apatia è assicurato. Ed è serio, serissimo, dove raccomanda in una breve poesia che uno vorrebbe mandare con missiva a tutti i suoi amici, 11° comandamento, per favore non morire. È molto bella, questi sono tre versi che sono appunto dicono molto sulla semplicità del suo stile, e poi così ci farebbe piacere mandarli a tutte le persone che ci sono care, per favore non morire. Vorrei adesso, dato che Krüger è un grande editore, ha scritto prosa e poesie ed è soprattutto un grande editore, o è anche un grande editore, adesso è quando lascerà la casa editrice, esploderà di nuovo come scrittore probabilmente, e domandargli qualche cosa sul romanzo, che è oggetto di tante controversie, tanti discorsi, no, da noi e non solo da noi. Cioè, si dice il romanzo non si può più fare, il romanzo è morto, ma intanto di romanzi ce ne sempre di nuovi, no? È inutile, perché è una forma che tenta, non c'è niente da fare. Volevo fargli una domanda, che adesso gli rifaccio anche in tedesco, ma forse non c'è bisogno perché comprende bene l'italiano. C'è un concorso adesso in Italia, un Wettbewerb, no? C'è un concorso per un romanzo, e nelle regole del concorso c'è che non deve essere né giallo, non crimi, non fantascienza, science fiction, non porno e nemmeno memoir. Volevo adesso appellarmi alla sua fantasia di autore e di editore per chiedergli come diavolo deve essere un romanzo se non è nessuna di queste cose. Né crimi, né fantascienza, né porno, né memoir. Du musst mir sagen, ich soll jetzt lesen? Nein, jetzt musst du diese Frage beantworten. Ja, dann musst du mir nochmal die Frage in Deutsch stellen. Du musst mir die Frage noch. Dann kommen wir, poi veniamo a leggere le sue poesie. Volevo, no, per un paio di domande, dato che deve essere anche una conversazione questa, no, con i nostri autori. C'è un concorso in Wettbewerb in Italien, das Vorschreibt das für Romane. Also, der Roman darf nicht Krimi, nicht Science Fiction, nicht Porno, nicht Memoir sein. Wie soll dieser Roman aussehen?
da du auch Verleger bist. Puoi provare in italiano. Er muss ein Haus um das große, um die Welt bauen. Ich weiß nicht, wie ein Roman aussehen muss. Es gibt in Italien im 19. Jahrhundert nur einen großen Roman. Und keiner hat gesagt, wie er aussehen muss. Manzoni. Ah, Manzoni. Dice, nell'Ottocento in Italia c'è un solo grande romanzo che sono I Promessi Sposi, ma nessuno sa che aspetto dovrebbe avere il romanzo. Bisogna creare una casa intorno al mondo, intorno alla realtà. Ich weiß nicht, wie ein Roman aussehen muss. Am schönsten ist er, wenn er von Proust ist. Ah, meglio di tutto se è di Proust. Oder ein wunderbares ein Roman von Musil. Und viele sagen, es ist kein Roman. Sì, e molti dicono che l'uomo senza qualità non è un romanzo. Sì, perché già nel Novecento la forma romanzo è andata in crisi. Adesso volevo sentire come la vede lui, se ha una risposta. Poi volevo chiedergli, il problema è difficile, evidentemente. Vorrei raccontare un aneddoto über meine italienischen Kenntnisse. Sulle sue conoscenze dell'italiano. Ich war in den 80er Jahren hier in Rom, in der Villa Massimo. Negli anni 80 era 4 anni in Villa Massimo, che è una fondazione per gli autori tedeschi. Und es gab oder hatte immer Besuch von einem russischen Filmregisseur Tarkovsky. Riceveva sempre visita dal regista russo Tarkovsky. Er wohnte außerhalb, kam in die Villa Massimo, hat sich ein wenig ausgeruht und ist dann. Veniva a trovarlo a Villa Massimo. Und er konnte weder Italienisch noch Französisch noch Englisch und ich konnte kein Russisch. Non sapevano nessuno le lingue dell'altro. Aber wir haben uns immer unterhalten über die ganze Welt. Ma si sono sempre intrattenuti su tutto il mondo, senza che nessuno parlasse la lingua dell'altro. Über Heidegger, über Leopardi, über Frauen, über das Leben. Sulla vita, sulle donne, su Leopardi, su tutti questi grossi temi. Si sono über Heidegger. Anche über Heidegger, che è tutto dire. Und eines Tages habe ich ihn zum Bus gebracht an der Piazza Bologna. Un giorno l'ha accompagnato all'autobus. Und es hat geregnet. Pioveva. Und wir sind in eine Bar gegangen und haben immer weiter geredet. Sono andati in un bar sempre parlando. Dann kam der Bus und ich habe ihn in den Bus getan. Poi arrivato l'autobus. Und ich bringe ihn zum Autobus und gehe zurück in die Bar. E lui torna, lo porta all'autobus e torna nel bar. Und der Barmann sagt zu mir. Il barman dice. Entschuldigung, in welcher Sprache haben Sie mit diesem Mann gesprochen? In che lingua ha parlato con quest'uomo? Gli chiede il barman. Ich habe gesagt, Italienisch. Italiano. Und dann hat er folgendes Gesicht gemacht. Ah. Dice, ho parlato italiano. E il barman ha detto, ah. Mit anderen Worten, man muss eine Sprache nicht verstehen und kann sie trotzdem verstehen. Questo miracolo che non si è obbligato a capire una lingua, eppure magicamente la si capisce. Und auf die Frage, wie ein Roman aussehen soll, kann ich nur sagen, wie soll ein Gedicht aussehen? Ah, vabbè, la domanda come deve essere un romanzo si riflette in un'altra domanda come deve essere una poesia. Perché oggi appunto si scrive moltissima poesia. Lei come se lo spiega? Più di una volta, direi, i giovani soprattutto scrivono moltissima poesia. Ma ich möchte nur erklären, dass das erste italienische Gedicht, das ich gelernt habe, auswendig gelernt habe. La prima poesia italiana che ho imparato a memoria. War von Ungaretti. Era Ungaretti. Und es hatte zwei Zeilen. Ah, era quella di la famosa poesia di Ungaretti di due versi. Mattina. Und es heißt natürlich Milumino dimenso. Und das ist für mich das perfekte Gedicht. La poesia perfetta questa secondo lui. 1916 geschrieben. Sì, del 16. Exacto vor 100 anni fa. Vabbè, fatta laconica al massimo. Ecco. Dunque, adesso l'abbiamo tormentato, volevo fargli un'altra domanda sulla
poesia e politica, ma la lasciamo stare perché il tempo passa, passiamo a vedere la lettura dei suoi testi.